Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema. Buonasera, ben ritrovati al primo appuntamento del 2024 con i diritti in diretta. È l'occasione ovviamente per gli auguri di buon anno che abbiamo fatto in chiusura, ma che rinnoviamo oggi perché siamo già nell'anno nuovo. Stasera, lo abbiamo anticipato sui social e anche attraverso i canali di Telereggio, partiremo da quello che avevamo già detto sarebbe stato approvato in punta di finale dell'anno 2023, ovvero la finanziaria, legge 213 del 30 dicembre 2023, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Partiremo da qui con i temi di previdenza e di assistenza e poi un breve passaggio sull'assegno di inclusione per dare un po' conto anche a chi ha fatto la domanda a dicembre quali saranno, su indicazione delle circolari IMSS, le ipotesi di pagamento, rinnovando anche l'invito con i criteri e i requisiti necessari per poter ottenere questo beneficio per coloro i quali ancora non hanno fatto richiesta. Facciamo anche un piccolo passaggio sulla necessità del rinnovo dell'ISE, che è sempre necessaria per queste prestazioni. Lo facciamo partendo naturalmente dalla collaborazione dei miei e dei vostri ospiti, che sono Silvano Cavalletti e Vilian Zannoni, da cui parto perché è onere e onore di dar conto dei contenuti finali della finanziaria, sui quali poi con i telespettatori ragioneremo anche in base alle domande e alle richieste che hanno, per fare un po' il quadro di quello che è appunto la definizione finale di queste normative che ci accompagneranno in parte anche solo per l'anno 24, ma che sono importanti. Sì, allora, la manovra è stata una manovra tutto sommato abbastanza complessa perché siamo ritornati un po' sui solchi tradizionali, nel senso che c'è stato prima il decreto fiscale, che è stato poi convertito in legge qualche giorno prima dell'approvazione della finanziaria, poi c'è stato il solito mille proroghe, che è più che altro su degli aspetti burocratici niente di particolarmente significativo, poi c'è stata la legge di bilancio che è uscita in Gazzetta Ufficiale congiuntamente al decreto attuativo della delega sulla riforma fiscale, quindi la modifica delle aliquote degli scaglioni, quindi c'è stato un insieme di provvedimenti che hanno ingolfato la Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, ci sono 5 provvedimenti tutti importanti all'interno di quella gazzetta e che quindi sono entrati in vigore praticamente il 1° gennaio del 2024. Ovviamente da lì non sono venute novità perché quando abbiamo chiuso la trasmissione prima delle festività natalizie avevamo già i testi degli emendamenti che erano stati presentati dal governo in commissione bilancio, non era ancora stata votata dalla commissione, ma la commissione ha fatto il compitino semplicemente recependo tutti quegli emendamenti, quindi i contenuti li conoscevamo, li abbiamo conosciuti all'ultimo minuto, ma di novità rispetto a questi non c'è stato praticamente nulla. Quindi abbiamo una manovra che è stata coperta in larga parte da 15 miliardi di spesa, di impegni di spesa, che sono in parte il rinnovo del cuneo contributivo, lo sconto contributivo che hanno i lavoratori dipendenti in busta paga, con qualche piccola novità rispetto all'anno precedente, e l'altra partita è quella appunto fiscale, dove l'accorpamento delle due prime aliquote, dei primi due scaglioni, anche questa ha un costo significativo. L'unico problema da sottolineare è questo. Se avete seguito le vicende anche della politica in generale, compreso tutto ciò che riguarda i nostri rapporti con l'Europa, avrete visto come appunto è stato varato dal punto di vista di accordo politico il nuovo patto di stabilità fra i paesi che compongono l'Unione Europea. Noi abbiamo aderito, abbiamo votato assieme agli altri paesi, pur mandando giù una pastiglia non del tutto dolce, perché l'accordo fondamentalmente è stato scritto dalla Francia e dalla Germania, alla quale noi ci siamo accodati. Abbiamo invece votato contro, o meglio, deciso di non aderire al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità, quindi questo ci creerà probabilmente qualche problema nei rapporti con l'Europa, ma fondamentalmente il problema vero è un altro. Noi abbiamo uno dei più alti debiti al mondo
e l'abbiamo detto più volte, abbiamo fatto una manovra, chiuso un anno 2023 e fatto una manovra del 2024 con un deficit importante, soprattutto nel 23, ma elevato anche per il 2024, che ci mette fuori dalle regole europee. Quindi, avendo finanziato con questa manovra per il solo 2024 il cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF, abbiamo di fatto in sospeso qualcosa come 15 miliardi di euro, non bruscolini, 15 miliardi di euro, che avranno bisogno di essere rifinanziati gli anni prossimi, quindi sono già un'ipoteca molto importante sulle prossime manovre finanziarie. Il che ci porta a dire che grandi attese di miglioramenti dell'impianto normativo che conosciamo per tutta una serie di aspetti, la previdenza, la sanità, il lavoro, eccetera, sono sicuramente chimere. Difficilmente potremmo avere dei miglioramenti. Anzi, se è vero, come è vero, che il nuovo patto di stabilità ci crea qualche vincolo in più e noi col nostro debito appunto siamo fuori da ognuna di queste regole, il rischio è che una volta che avremo votato per il rinnovo del Parlamento europeo, qualche manovra di correzione probabilmente ci sarà. Giorgetti, il ministro dell'economia, in commissione bilancio alla Camera, le ultime ore proprio prima del varo della manovra, ha escluso che ci sia la necessità di una manovra, perché ha detto che tutte le nostre previsioni sono in linea. Peccato che stiamo prevedendo di crescere di più di quanto tutti gli altri ci accreditano, stiamo spendendo di più di tutto quanto sarebbe necessario e quindi vedremo. Io sono sicuro che fino alle europee saremo, fra virgolette, tranquilli. Dopo è probabile che qualche mal di pancia in più ce lo troveremo di fronte. Questo è un po' lo scenario. Lo approfondiremo quando arriverà questo mal di pancia. Poi naturalmente col vostro intervento entreremo magari nel merito delle curiosità, però un punto breve, Silvano, anche sulla partita di questo nuovo provvedimento a sostegno del reddito, che va a sostituire reddito e pensione di cittadinanza. Sottolineo pensione di cittadinanza perché in un primo momento si era inteso che la pensione di cittadinanza restasse un diritto. No, anche i titolari di pensione di cittadinanza devono adoperarsi per presentare questa richiesta, che si chiama assegno di inclusione. Ha ancora qualche punto che andrà definito nelle prossime settimane, ma al momento ci interessa chiarire coloro i quali hanno fatto la domanda, e qui spendo una parola di merito perché credo che sul territorio di Reggio solo Inca sia partita con dicembre a fare le richieste, quindi ci siamo spesi davvero tanto e volentieri, per cui diamo anche conto a coloro i quali hanno fatto la richiesta quali sono le indicazioni sulle circolari IMSS in relazione proprio agli eventuali pagamenti sulla mensilità di gennaio. Allora, come diceva Cinzia, noi siamo a pieno regime nel inoltrare le domande di assegno di inclusione. Per chi la farà comunque entro gennaio non perderà la mensilità di gennaio, ma avrà comunque anche il pagamento del mese di gennaio. La scorsa settimana è uscito un messaggio dell'INPS che informa su quando avverranno i primi pagamenti, cioè per coloro che hanno fatto le domande da quando è stato aperto la procedura telematica, cioè dal 18 settembre al 7 di gennaio. Domanda di assegno di inclusione che deve essere completa anche con il PAD, il patto di attivazione digitale che noi facciamo subito dopo aver inoltrato la domanda di assegno di inclusione, che è un'iscrizione su questo portale che è il SISL, il Sistema Informativo Inclusione Lavorativa e Sociale. Una volta completata, chi ha fatto l'inoltro della domanda entro il 7 di gennaio, l'INPS dice riceverà il primo pagamento il 26 di gennaio. Chi invece farà la domanda, la sta facendo in questi giorni, dall'8 di gennaio al 31 di gennaio, il pagamento della mensilità di gennaio slitterà al 15 febbraio, poi la mensilità di febbraio verrà pagata al 27 di febbraio. Poi da febbraio chi inoltrerà la domanda per la prima volta in febbraio avrà decorrenza dell'assegno di inclusione da marzo. Quindi è importante essere tempestivi nel fare la domanda per non perdere dei soldi per coloro che hanno diritto.
Ricordiamo che l'ISEE per i mesi di gennaio e febbraio è valida quella dell'anno 2023, mentre poi entro febbraio dovranno fare la nuova ISEE, perché altrimenti si corre il rischio di avere sospeso il pagamento. Dopo, per chi fa domanda per la prima volta, a partire da febbraio, il pagamento decorre da marzo, quindi dal 15 marzo, poi per i mesi successivi il 27 di tutti i mesi, tranne il primo mese in cui si fa la domanda, che viene pagato il 15 del mese successivo. Quindi ci raccomandiamo sempre a tutti coloro che fossero interessati di essere tempestivi nel fare la domanda. Ad oggi ancora si può utilizzare, come dicevo prima, l'ISEE vecchia, però è bene che prendano appuntamento al CAF per fare l'ISEE nuova entro il 28 di febbraio, perché da marzo, se non si ha la nuova ISEE, si sospende il pagamento. Un'altra cosa che specifica l'INPS in questo messaggio qua è il fatto che una volta completata la domanda e il patto di attivazione digitale, i componenti del nucleo familiare destinatario dell'ADI, dell'assegno di inclusione, dovranno essere convocati dai servizi sociali entro 120 giorni da quando uno fa la domanda. Ed è importante che, se non arriva la convocazione, queste persone si rechino comunque ai servizi sociali, perché finché non registrano anche loro l'iscrizione al SISL, se non si presentano entro 120 giorni ai servizi sociali, si sospende il pagamento. Quindi, per evitare, noi lo diciamo sempre, stampiamo anche l'informativa dove nel sito c'è scritto proprio che dopo 120 giorni dalla domanda, se uno non è stato convocato, deve presentarsi ai servizi sociali, il richiedente e anche i componenti del nucleo familiare percettore dell'ADI. Bene, poi anche qui su questo tema ci fossero domande da casa, noi naturalmente le acquisiremo più che volentieri. ISEE, ricordiamoci la scadenza assolutamente, anche per tutte quelle prestazioni che nulla magari hanno a che vedere con l'assegno di inclusione, qui penso all'assegno unico per i figli, a tante altre situazioni, prendete l'appuntamento tempestivamente, perché ci sono anche lì delle scadenze per avere, come dire, il prolungamento dei pagamenti e delle prestazioni assistenziali. Allora, qui cominciamo ad entrare nel vivo dei temi. No, prima prendiamo la telefonata da casa che è arrivata prima. Pronto? Ehi. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Cinzia. Sono io, chi parla? Ciao Cinzia, sono Nira, buon anno. Buon anno anche a te, dimmi pure. Ciao. Ciao. No, scusi, volevo chiedere a Lilia se poteva spiegarmi, perché ho letto che è uscita una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 162 del 30 giugno, che non ho capito bene, voglio quella che riguarda la tabella F della legge 335, che io insomma non ho capito, nel senso che c'è già una norma di salvaguardia e invece qui dice che vengono nuovi limiti per questa cumulabilità. È possibile capire come agisce l'INPS eccetera, perché ho letto che dovrebbe fare tutto d'ufficio questa ricostituzione, quanta gente potrebbe essere interessata? Allora, te lo spieghiamo, te lo spiega William volentieri. Anticipo della finanziaria, altri soldi che si aggiungono, tipo questo... sentenza 314. Non ho chiaro, perché lo presento, questo è un ex collega che si intende di previdenza, quindi la domanda è assolutamente non solo pertinente, ma anche specificamente ben delineata. Quindi io ti lascio secondo me interessa anche molta gente. No, certo, certamente. Persone che hanno questa trattenuta che secondo adesso me magari partiamo anche dal che cos'è la trattenuta, William, da due o tre indicazioni anche a chi magari da casa è meno addetto ai lavori. Ringrazio molto della domanda. Il volume? Sì, posso, grazie. Rialzare il volume? Bene, allora, il problema è questo. Già dal 95, appunto, con la riforma del 95, fu introdotto un meccanismo in funzione del quale le pensioni di reversibilità, se uno ha già altri redditi o li acquisisce successivamente, hanno un limite di cumulabilità.
e quindi superati determinati parametri, io ho una trattenuta di una parte della pensione, che può essere il 25, può essere il 40, il 50%, dipende appunto dal reddito. Con un meccanismo di salvaguardia che, siccome le fasce di reddito hanno sempre un meccanismo dove con un euro in più entri in una fascia dove il trattamento sarebbe peggiore, il meccanismo incrocia tutta una serie di criteri e mi fa salve i benefici che avrei avuto se avessi avuto il reddito un po' più basso. Questo è rimasto esattamente identico e non è cambiato nulla. Cos'è che è cambiato con quella sentenza? Il caso che ha portato a quella sentenza era uno che aveva un reddito, una pensione molto alta e un reddito abbastanza basso, tale comunque da comportare la trattenuta, ma accadeva che la trattenuta sulla pensione andava oltre il livello del reddito di cui era in possesso. Quindi la Corte ha detto è illegittima la norma nella parte in cui prevede che la trattenuta sia più alta rispetto al reddito, cioè al massimo possono azzerarmi l'altro reddito, ma non trattenermi oltre. Questo è il principio. Quindi sono pochi i casi interessati, certo, da vicende di questa natura, però laddove appunto accadesse, quindi parliamo di pensioni alte, magari la moglie di un dirigente di azienda, certo, che ha una pensione molto importante e che svolge qualche lavoretto, che ha qualche reddito, entra nella fascia di trattenuta, ma la trattenuta non può superare appunto il reddito. Questo è il meccanismo, certo, che entra in campo dopo quella sentenza. Dopodiché ci sono gli automatismi e delle cose che invece vanno adoperate a domanda. Io sono sempre per la seconda delle due, per verificare che non sia necessaria la domanda, perché tante volte anche l'automatismo può avere, come dire, degli inciampi lungo la via. Quindi verifichiamo sempre le condizioni generali del reddito. Prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a voi. Chiedevo informazione da parte di mio marito, che praticamente sarebbe un lavoratore precoce, perché è un anno prima dei 19, e adesso sarebbe anche caregiver, perché fa 104 per sua madre. Io chiedevo intanto se la nuova normativa è cambiata, questa finanziaria, e può fare sempre i 41, che sarebbero fra un anno, per andare in pensione con i 41 anni. Però signora, le faccio questa domanda che è importante prima che lei termini. Sì. L'assistenza al caregiver è una convivenza? Allora, non ancora, ma la sarà fra poco. Ok, perché quello è un vincolo di pubblico, non poco conto. Pubblico o privato? In quale settore lavora? È privato. Okay, perfetto. Perché è importante. Okay. È privato. E niente. Lei voleva capire se la finanziaria aveva agito e se ci sono delle novità in merito? Se ci sono delle novità in merito, e poi volevo sapere se riuscirà poi ad andare in pensione, se avrà delle decurtazioni o se ci va con la pensione piena come se fosse 42 anni. Sì, vediamo. E poi lui, che ha già fatto già più di 6 mesi, anche quasi un anno ha fatto, se dovesse cedere la 104 a una sorella, se la può fare lo stesso poi la domanda. Okay. O se deve fare proprio fino alla scadenza, perché gli mancherebbe un anno. Allora, intanto specifico, prima che Silvano le dia la risposta, la qualità di caregiver non ha a che vedere con l'assistenza di 104, ma col fatto che il soggetto per cui io divento caregiver sia con me convivente e sia titolare della 104. Dopo è chiaro che l'anticipo di pensione lo può agire solo su un soggetto e non su più di uno. Però certo, non è che devo essere per forza titolare dei permessi della 104. Questo lo volevo specificare in, okay, senso generale, perché non è questa la normativa. Così come non devo essere per forza in titolarità di congedo straordinario. Devo però averlo nel mio nucleo familiare, nella convivenza con una 104 riconosciuta da almeno 6 mesi. Così ti ho dato il tempo di valutare la decorrenza. Adesso passo la parola a Silvano, così le dà la risposta complessiva. Ha detto che i 41 anni li fa l'anno prossimo, giusto? Sì. Così c'è. Allora, 2025. Okay. Perfetto. Allora, l'unica cosa che dovrà fare
è nel momento in cui dovrà, allora innanzitutto la legge di bilancio non ha apportato alcuna modifica alla normativa dei precoci, che è strutturale e continua esattamente come l'abbiamo conosciuta negli anni precedenti. E l'unica cosa che suo marito dovrà fare è, nel momento in cui farà la certificazione è, adesso vedremo perché probabilmente i termini quest'anno cambieranno come presentazione della domanda, ma diciamo che conviene che la faccia nei primi mesi dell'anno in cui matura i 41 anni. Al momento in cui dovrà presentare la certificazione, dovrà essere convivente con il familiare disabile da almeno 6 mesi. Quindi, se vuole partire per tempo, quindi fare la domanda già di certificazione a gennaio dell'anno prossimo, che è l'anno in cui maturerà i 41 anni, conviene che il passaggio di residenza per la convivenza avvenga almeno entro il 30 di giugno, direi. Poi chiaramente la normativa è sempre uguale, farà prima la certificazione, se la fa a gennaio direi che entro giugno avrà la risposta alla certificazione, che dovrebbe essere accolta se ha fatto tutti i passaggi come vanno fatti. A quel punto lì il pensionamento decorrerà trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei 41 anni, perché c'è sempre la finestra anche per i precoci. Per quanto riguarda il calcolo della pensione, è il calcolo assolutamente uguale a tutte le altre pensioni. Ovviamente non sarà come se lui avesse i 42 anni e 10 mesi, perché chiaramente la pensione verrà calcolata solo sui 41 anni, quindi sarà un pochino più bassa perché avrà un anno e 10 mesi in meno di contribuzione, che comunque hanno un suo valore. Ma il sistema di calcolo non è modificato, è sempre uguale. L'unica cosa è che probabilmente l'importo sarà un po' più basso perché ci sono meno contributi, cioè 41 anni invece che 42, e il coefficiente legato all'età è un po' più basso perché andandoci prima sarà un po' più giovane. Però le differenze non sono clamorose. Ovviamente suggeriamo sempre, prima di fare tutti i conti del caso, saremo in grado sicuramente di farvi un conto piuttosto preciso di quello che verrà a percepire, perché bisogna considerare che per il periodo dell'anticipo, cioè l'anno e 10 mesi che lui anticipa rispetto al requisito normale, comporta un divieto assoluto di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, altrimenti le sospendono la pensione fino alla teorica maturazione dei 41 anni e 10 mesi. Quindi per quell'anno e 10 mesi che anticipa non potrà svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Direi che è tutto qua, insomma. Perfetto. Dovrebbe esserci una chiamata in attesa. Pronto? Ce l'ho? Non ce l'ho più. Ma non ho mancanza di lavoro e quindi passo ai messaggi. Perché in effetti tutta l'informazione, lo abbiamo già detto tante volte, ma lo ripeto perché anche questo messaggio non è frutto di una mancanza di ascolto del telespettatore, ma anche della confusione nell'informazione. Lui dice: vorrei fruire della NASPI prima dell'esaurimento dei 2 anni, mi troverei ad avere maturati i 42 anni e 10 mesi. Mi resta un residuo di 7 mesi di NASPI da fruire. E visto che da quello che ho capito la finestra si è allungata da 3 a 6 mesi, la NASPI posso utilizzarla per intero fino alla data di pensione effettiva. Perché utilizzo questo messaggio? Perché in realtà la finestra di 6 mesi sulla Fornero non è cambiata, non è modificata. I 3 mesi restano così come sono. Vogliamo dargli la tranquillità e allora, l'informazione? C'è un po' di confusione, nel senso che fra quote varie che hanno delle finestre che si sono allungate,
allungamento delle finestre per i dipendenti pubblici delle ex quattro casse. C'è molta confusione, in effetti, che è dovuta più che altro a informazioni le più disparate che si leggono sulla stampa o nei mezzi di informazione. In realtà le finestre per la Fornero non sono modificate, sono sempre i 3 mesi e la persona che è in fruizione della NASPI non può fruirla tutta se rimangono dei mesi, ma potrà rimanere in godimento della NASPI fino alla decorrenza della pensione anticipata, cioè 42 anni e 10 mesi più i 3 di finestra. Quindi se poi arrivato all'apertura della finestra il soggetto non va in pensione, dalla NASPI decade comunque, perché una volta maturato il diritto con tanto di apertura della finestra non è più possibile, anche se uno lo volesse fare, perché in effetti ci sono dei casi dove la NASPI, sono casi rari, ma ci sono dei casi dove la NASPI è più conveniente della pensione, stiamo parlando di pensioni piuttosto basse, ma esistono, però non è data facoltà di scelta, perché nel momento in cui si apre la finestra, anche se uno non facesse richiesta di pensione, a quel punto lì dalla NASPI decade. Perfetto. Dovrebbe esserci una chiamata in attesa, se non ho compreso male. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, dica pure. Buonasera. Signora. Pronto? Dica pure, signora. Ecco, io le voglio... Allora, io sono una pensionata statale. Le volevo chiedere questa informazione. Cioè, hanno detto che c'è stato un aumento di pensione. Allora, io questo aumento non l'ho avuto. E siccome che io tiro anche la reversibilità di mio marito, cioè viene calcolato in base già alla pensione che prendo, cioè io non riesco a capire perché rispetto a un'altra mia amica che lei prende la sociale, io prendo meno con i 20 anni, 23 anni di contributi versati, prendo meno che di questa mia amica che va a prendere la sociale. Cioè, per quale motivo? Innanzitutto perché io non ho avuto questo aumento di pensione. Aspetti un attimo però. Sì. L'importo della pensione diretta lordo, lei ce l'ha, lo sa, se lo ricorda? No. Perché è importante, ci possono essere degli elementi per cui magari l'aumento perequativo di gennaio non c'è in una persona che ha una titolarità di una reversibilità. Però se l'importo della prestazione è inferiore al trattamento minimo, bisogna anche lì capire qual è l'importo della pensione a calcolo. Ma non è aumentata neanche la reversibilità? No. Non ci, aspetti, non ci credo, ma non perché non mi fido di lei. No. Perché gli importi lordi sono sempre in aumento, tutti. Gli unici importi lordi che non vediamo l'aumento sono quelle prestazioni pensionistiche già integrate al trattamento minimo e cristallizzate, come si suol dire, cioè ferme a quell'importo, perché io sono diventata vedova nel frattempo e quindi nell'anno in cui io ho acquisito quel reddito, quella pensione si è fermata, perché magari avevo maturato un importo inferiore al trattamento minimo, ma sto parlando di aria fritta, come diremmo nei cartoni animati, perché bisogna andare a vedere gli importi oggettivi dell'OBSM, che è la certificazione IMSS. Lì posso credere che lei non abbia visto, o può succedere che non si veda l'aumento, ma sulla reversibilità si deve vedere. Quindi nel lordo la differenza io la devo poter leggere, o nel cedolino in stampa sulla posizione IMSS, oppure si rivolge a un patronato che stampa gli OBSM 23 e 24, ancora un po' presto per il 24, ma il cedolino già di gennaio si vede, per vedere la differenza degli aumenti lordi, proprio per capire se la sua sensazione è corretta oppure no. Perché infatti ho detto io,
siccome che io ho lavorato nella scuola bidella e quando ho fatto, diciamo così, mi hanno fatto fare la ricongiunzione del privato e metterlo sotto allo Stato, sì. Ok? E certo. Anche lì ho pagato un bel po', qualche soldino, certo. E poi ho detto io, beh come? Dico, la mia amica che prende la sociale prende 547 euro, io ne prendo meno? E allora cosa, per quale motivo mi hanno fatto versare, cioè mi hanno fatto fare questa ricongiunzione? Anche qui io non la capisco. E allora bisogna entrare nel merito della posizione, diventa difficile telefonicamente qui, non ci sono gli elementi per dire la scelta giusta e sbagliata, ma il patronato di riferimento è sicuramente quello che correttamente le può dare questa indicazione. Però garantisco che a gennaio la perequazione l'hanno ricevuta tutti, sia quelli che l'hanno vista perché si vede fisicamente, sia quelli che potrebbero avere come lei una situazione magari particolare per la quale è al di sotto quella perequazione, io non la vedo finché non raggiunge. Però si rivolga a un patronato per le stampe delle posizioni, sono importanti per capire se le sensazioni che avete sono corrette. Ma scusa, le chiedo una cosa, ma se io volessi venire da lei... No, da me no, non cioè, preoccupare, comunque... perché c'è gente più brava, glielo garantisco. Però se lei viene al patronato di Reggio, allo sportello della reception, trova chi con competenza le dà tutte le informazioni del caso. L'ho convinta. Comunque lei mi consiglia comunque di far riguardare... Sì, faccia una verifica perché si toglie il dubbio assolutamente. Cioè non è che l'istituto è un nemico, eh? L'istituto è il mio ente di previdenza che mi paga lo stipendio. Quindi io devo essere come il lavoratore dipendente in grado di verificare le buste paga, tanto vale per il pensionato che ha lo stesso identico diritto. Ripeto, l'istituto non è un nemico nero oscuro, ecco. Uno ha preso 80 euro, quell'altro ne ha preso 70. No, certamente, però qui è importante fare questo ragionamento. Prego. È importante andare a verificare la carta dell'INPS, certo. Ok. Va bene. La ringrazio tanto, arrivederci. Ci mancherebbe. Buona serata. Se non ci sono telefonate in attesa e non ne vedo, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, riprendo dai messaggi perché sono come sempre tanti. Vi ringrazio perché da una parte è davvero un gesto affettuoso e quindi io lo ricambio. Qui abbiamo Alex che ci chiede, è modificato qualcosa per la gestione separata, ovvero il computo si è modificato, compirò 64 anni a giugno, direi 2024, non cita l'anno. Allora, sì, nel senso che non è modificato il computo in sé, che rimane la possibilità di travasare la contribuzione in gestione separata a particolari condizioni. È stato modificato il comma 11 della Fornero, che prevedeva appunto questa possibilità di pensionamento per i contributivi puri o coloro che appunto esercitano il computo in gestione separata, che consentiva l'accesso a pensione con all'origine 63 anni, che poi sono diventati 64 anni, 20 anni di contribuzione e 2,8 volte l'assegno sociale. Allora, il limite dell'assegno sociale è aumentato a 3 volte l'assegno sociale anziché 2,8. Non è una cifra spropositata, sono 1.540 euro circa rispetto alla cifra di prima che era più bassa, e questo è l'importo da raggiungere. Però ci sono altre novità, 3 volte l'assegno sociale, nuovo limite per gli uomini, per le donne 3 volte l'assegno sociale senza figli, 2,8 volte l'assegno sociale con un figlio e 2,6 volte l'assegno sociale con 2 figli. Quindi per gli uomini è aumentato un po' la condizione di liquidabilità. Però sono state introdotte innanzitutto una finestra di 3 mesi che prima non c'era. Quindi anche in questo caso non si andrà più dal mese successivo per quest'anno al compimento del 64esimo anno di età, soddisfatte ovviamente tutte le altre condizioni, ma si andrà anche per questo tipo di pensionamento dopo 3 mesi, perché hanno introdotto la finestra.
In più hanno introdotto uno sbarramento, cioè un massimo erogabile dal requisito fino al compimento dell'età pensionabile, cioè dai 64 ai 67 anni, un limite massimo di liquidabilità di 5 volte il trattamento minimo. Quindi per chi ha delle pensioni più elevate ci potrebbe essere una riduzione dell'importo che poi verrà erogato pieno solamente al compimento del 67esimo anno di età. Queste sono le novità che riguardano appunto sia questa pensione riservata ai contributivi puri, che sono coloro che hanno iniziato a versare dopo la fine del 1995, ma che hanno questa età non ce ne sono, oppure quelli che appunto esercitando il computo in gestione separata vengono parificati ai contributivi puri e possono accedere a questo tipo di pensionamento. Bene, e qui vengo a un altro argomento, sempre attraverso i messaggi che interessa a molti, e che è quella parte della finanziaria che avrebbe dovuto modificare i calcoli di alcuni settori del settore pubblico. E quindi così facciamo il punto anche specificamente sulla domanda. Qui abbiamo un'infermiera, intendo pubblica perché non lo scrive ma lo do per scontato, con 40 anni di contributi e 58 anni di età. Quindi se facciamo un breve calcolo matematico potrebbe avere un'incidenza, perché il settore è quello corretto, perché il settore della sanità era uno di quelli riferiti alla situazione. Quindi prendiamo la domanda di Lorenza come dire, cartina, proprio per dare un pochino anche resoconto su questo passaggio. Allora, sì, questo è un pezzo della manovra abbastanza complesso, perché mette insieme una serie di cose. Diciamo che la regola principale che è stata introdotta, o meglio, con cui la finanziaria era partita, era quella di stabilire delle nuove regole di calcolo per coloro i quali al 31 dicembre 1995 nel calcolo retributivo, nel pezzo di calcolo retributivo, hanno meno di 15 anni di contributi. Se la signora ha 40 anni da un'attività continuativa, presumibilmente al 95 aveva 12 anni di contributi. Circa, sì. E quindi con 12 anni di contributi è sotto i 15 e un pezzo di decurtazione in qualche modo ce lo dovrebbe avere. Questa era la norma base dalla quale siamo partiti, che ha generato poi tutti quei casini, lo sciopero dei medici, eccetera, eccetera, perché erano quelli che hanno maggiormente alzato la cresta. Nella fase di approvazione della manovra, poi questa cosa è stata in parte confermata, ma in parte mitigata. Allora, intanto si è stabilito che questa decurtazione, questi nuovi criteri di calcolo, valgono solo per le pensioni anticipate Fornero, 42,10 uomo, 41,10 donna, e per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, quindi coloro che, come dicevamo prima, certo, appartengono a quelle categorie particolari che hanno un anno di contributi prima dei 19 e 41 anni di contributi. Queste sono le uniche due prestazioni nelle quali quella nuova modalità di calcolo trova applicazione. Ma hanno anche inserito in particolare due deroghe che riguardano coloro i quali hanno già maturato il diritto a pensione entro il 2023, quindi con 40 anni difficilmente ha maturato e quindi incapperebbe comunque nel meccanismo di decurtazione, oppure coloro i quali vanno in pensione di vecchiaia, ma la signora dall'età è lontano dalla vecchiaia. Direi di sì, 58 anni, giovanissima, aggiungo. Giovanissima. Quindi è chiaro che è fuori da ogni tipo di logica, nemmeno opzione sebbene, donna. Scusami. Per dare, giustamente, fa un lavoro complesso, quindi è giovane, ma fa un lavoro molto impegnativo, quindi ci mancherebbe. Anzi, proprio perché infermieri e personale medico sono quelli che hanno avuto un impatto anche emotivo più importante, svolgendo attività anche impegnative, servizi di pronto soccorso, certo, eccetera, 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 addirittura sono stati corredati poi di una serie di misure che hanno ritardato l'accesso a pensione. Cioè, se vogliono evitare questa penalizzazione, o lavorano di più,
l'hanno chiamata addirittura quota 46, questa nuova pensione priva di penalizzazioni, perché lavorando 3 anni in più evito quelle penalizzazioni. Non commento. Oppure devo arrivare a mettere insieme una serie di cose. Questo è il meccanismo, certo, complesso. Poi in dettaglio bisogna sempre vedere le posizioni individuali per capire esattamente che cosa succede, quali percorsi è meglio intraprendere. Perché paradossalmente, ad esempio, l'ape social, che pur avendo una serie di vincoli, certo, di limitazioni, che per un certo periodo viene penalizzato, non rientrerebbe poi più all'interno di questo scenario, perché avrebbe un calcolo normale, quando diventa una vecchiaia normale. Quindi c'è tutta una serie di intrecci che vanno costruiti e vanno valutati esattamente in tutta la loro portata. E l'altra cosa che hanno fatto è stata anche quella di ritardare, in particolare per infermieri e medici, l'accesso a pensione. Non solo quelle pensioni sono coinvolte dalla penalizzazione, ma quando matureremo i requisiti dopo il 2024, gradatamente le finestre si allungano per arrivare nel 2028 alla lunghezza massima dei 9 mesi. Perfetto. Prendo la telefonata che c'è in attesa, che ha pazientemente atteso. Pronto? Ah, buonasera. Buonasera, dica pure. Io avrei bisogno di un'informazione. Prego. Ascolti, io percepisco un'invalidità di 660 euro, sono invalida civile 100%. Sì. Volevo sapere qual è la cifra che io devo stare dentro per avere il diritto ancora di avere la stessa pensione. Allora, lei ha un'invalidità del 100%, corretto? Sì, mi sì. Dice l'età anagrafica cortesemente? Il 20.03.54. Ok, quindi ha un'età anagrafica che supera i 67 anni? Ah, io ne ho 70. Ok, allora intanto che Silvano le dà la risposta, non è più un'invalidità civile, o meglio, lo è ancora e lo resta, ma è diventata in realtà un assegno sociale come prestazione. Il limite di reddito non è modificato, siamo attorno ai 18.000 e rotti euro lordi, esclusa la pensione. Ah, io non ho altri redditi. E quindi quello è il limite massimo da non superare, per cui se non ha nessun altro reddito non ha nessun rischio di revoca. Io ho una seconda casa. Che però non è affittata. È affittata? No, okay. È accomodato gratuito a mia sorella. Bene, quindi non è incidente se non per il valore catastale, esatto, che sarà, esatto, anche se è una, sì, bellissima casa, perfetto. Quindi non corre da questo punto di vista nessun rischio. Ah, va bene allora. Ok. Sono a posto così. La a posto, buona serata a lei. A lei. Prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Sì. Pronto? Senta, io volevo chiederle un'informazione. Prego. Se possibile. Io volevo chiedere a riguardo gli scatti di laurea. Sì, ci dica. Mia figlia ha fatto 5 anni di università, però i primi 3 anni lei non lavorava, gli altri 2 lavoravano, quindi non... volevamo sapere per i riscatti di laurea se era conveniente riscattare questi 3 anni oppure adesso sta 40 anni. Allora, intanto la fermo solo un secondo. Quando si è iscritta all'università? Dunque, lei ha 40 anni, si è iscritta a 19 anni, ha finito la prima laurea a 22. Ok. Va bene. Dopo il 95. Dopo il 95 in ogni caso. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Avete gli elementi? Sì. Allora le diamo la risposta. Non è interessato perché lavorava, quindi... No, no, certo, perché se ci sono già contributi non possono essere comunque, okay, riscattati. Le diamo volentieri una risposta. Questi 3 anni. Noi avevamo già fatto questa richiesta dopo la prima laurea per riscattare questi 3 anni. Però c'è anche una cifra talmente eccessiva che noi non l'abbiamo accettata, insomma. No, no, certo. Adesso William le dà tutti gli elementi di informazione. Potendo ripetere la domanda, e questo è sempre possibile, certo, certo, è che quando la fece le regole del gioco, no, erano parecchio diverse. Evidentemente la prima domanda è stata fatta, esatto, prima che fosse introdotto il riscatto agevolato e quindi il costo era importante.
Allora, qui però c'è un altro elemento importante da tenere in considerazione. Allora, posto che la prima domanda è stata giudicata eccessivamente onerosa e ripetuta oggi nelle stesse condizioni lo sarebbe altrettanto, anzi forse addirittura potrebbe essere peggiore perché magari nel frattempo il reddito è pure aumentato della figlia, l'alternativa interessante potrebbe essere quella del riscatto di laurea agevolato, che non prende tanto in considerazione il reddito di cui uno è titolare, ma il reddito minimo dei lavoratori autonomi, che quest'anno sono circa 18.000 euro. Quindi io pago il 33% di 18.000 euro, quindi 6.000 euro l'anno circa. Quindi quei tre anni mi costerebbero grosso modo 18.000 euro. Qual è però il problema vero? Abbiamo sempre detto, e questa condizione oggi paradossalmente si è ancora più complicata, che la valutazione della convenienza al riscatto di laurea è nella misura in cui io riesco, grazie a quei 3, 4, 5 anni, quelli che sono, che riesco a recuperare, ad anticipare l'accesso a pensione. Se io devo riscattare la laurea, però il mio traguardo rimane quello della pensione di vecchiaia, perché prima non riesco in nessun modo ad andare in pensione, beh, la convenienza di riscattare quel periodo diventa molto, molto relativa. Sì, avrò anche i benefici fiscali perché lo posso scontare dal reddito, però vado a fare un investimento che non mi rende un granché. Se invece mi consentirebbe anche di anticipare l'accesso a pensione, allora è vero che il discorso comincia a diventare più interessante. Il problema vero però qual è? Avendo 40 anni di età, mi mancano alle leggi attuali 27 anni per la vecchiaia. Quanti me ne mancano rispetto all'anticipata è tutto da scoprire, perché da qui a 27 anni chissà quante cose cambieranno. E siccome quell'onere di riscatto di cui parlavo, quello agevolato, non è che incrementa così per meccanismi particolari, segue la dinamica del costo della vita. Certo. Man mano che aumenta il costo vita con l'indice Istat, aumenta anche gradatamente il costo del riscatto. Al punto che un riscatto di questo tipo conviene sempre farlo in prossimità del traguardo. Quando sono sicuro degli effetti che produce, allora faccio la domanda, sostengo l'onere e faccio il sacrificio. Ma se devo rischiare di fare un investimento che non mi produce poi nessun effetto, beh, io in questo momento comincio ad avere parecchi dubbi sul fatto che questo giovane debba fare il riscatto di laurea o che gli sia conveniente fare, certo, il riscatto di laurea. Quindi è una valutazione che io terrei in sospeso. Bene, prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Dica pure. Io volevo un'informazione. Sì. Vengo dall'Albania. Sì. E là so 8 anni e 11 mesi che ho lavorato. Sì. E qua da 96 che sono arrivato qua in Italia e fino, sì, adesso sto lavorando in una fabbrica metalmeccanica. Ok. Io volevo sapere, posso collegare gli anni di lavoro dall'Albania e li porto qua in Italia? Lei ha la cittadinanza italiana? Sì. Ok. Sì. Questo è un dato che possiamo utilizzare. Lascio la parola a Silvano che le spiega il meccanismo. Intanto parto io dicendo, insieme gratuitamente non si può fare, al momento quantomeno. Ma possiamo provare a valutare delle cose eventualmente. Allora, guardi, qualche anno fa si è parlato di una convenzione che sarebbe stata stipulata fra Italia e Albania e che ancora chiaramente non ha visto la luce, non abbiamo idea delle tempistiche che potrebbero occorrere, però potrebbero passare molti anni anche prima di arrivare ad una convenzione che le consenta di utilizzare in Italia gli 8 anni erotti che ha in Albania. Quindi ad oggi lei non può utilizzare la contribuzione albanese, poi del futuro vedremo cosa succederà. Però direi che se lei lavora qua dal 96 e ha lavorato come metalmeccanica, mi pare abbia detto, già ha maturato il diritto a pensione in Italia. Per chi ha iniziato a lavorare dal 96 in Italia occorre
oltre ai 20 anni di contribuzione per andare in pensione occorre anche raggiungere un importo di pensione che in questa ultima legge di bilancio è stato leggermente diminuito. Prima era una volta e mezzo l'assegno sociale, oggi è una volta l'assegno sociale. Per intenderci, con i valori attuali dovrebbe arrivare a 534 euro di pensione, che se lei comunque ha sempre lavorato in un'azienda dal 96 ad oggi sicuramente avrà superato. Ma essendo diventata cittadina italiana, se avesse bisogno di quei contributi albanesi, oggi lei potrebbe fare un riscatto, che è una possibilità riservata solo al cittadino italiano che ha lavorato in paesi che ancora non hanno la convenzione con l'Italia, e potrebbe recuperare a pagamento, dimostrando lo svolgimento dell'attività lavorativa nel suo paese, anche tutto questo periodo qua. Chiaramente ci sono dei costi importanti e bisogna fare delle valutazioni. Poi, se un domani verrà stipulata una convenzione bilaterale con l'Albania, che come avviene con altri paesi europei, anche altri paesi extraeuropei, consente di fare in modo che la contribuzione in Albania sia utile anche in Italia per arrivare al diritto, come prevedono le convenzioni bilaterali, io glielo auguro, però non abbiamo assolutamente idea di quanti anni ci vorranno. Perfetto. Speriamo di essere stati sufficientemente... Ci faccio che arrivi prima l'Albania in Europa. Esatto, questo è più probabile. Ci fermiamo qualche minuto per uno spazio pubblicitario e ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, riprendo dai messaggi, non riuscirò a prenderli tutti, ma cerchiamo di prenderne il più possibile. Qui abbiamo un'infermiera diplomata nell'anno 1985, lavora nel settore privato e chiede se può riscattare gli anni di scuola infermieristica. Ahimè, no, nel senso che questa opportunità di riscattare il famoso biennio della scuola professionale infermieri era una norma speciale, specifica per i dipendenti pubblici, i dipendenti delle ASL. In questo caso quel biennio, che poi è diventato un triennio, è un periodo che si può riscattare, chiaramente se uno poi ha fatto l'infermiere, perché se io ho fatto quel percorso, poi mi sono dedicato ad un'attività amministrativa, chiaramente non c'entra niente, cioè, deve essere un titolo funzionale a ricoprire il posto. Questo nel settore pubblico. Nel settore privato l'unico periodo di studio che è riscattabile è un periodo di laurea, quindi se uno ha un diploma di laurea, allora questo sì che è riscattabile, a prescindere dal fatto che mi sia servito o meno per svolgere l'attività, certo, lavorativa. Certo. Ma altrimenti purtroppo i periodi dei diplomi non sono in nessun modo riscattabili. Perfetto, prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Non ce l'ho. Ce l'ho? Non la sento però. Io procedo con una domanda dei messaggi, perché se non sento nulla in sottofondo... Regia, mi confermate che c'è? Un attimo. Sì, grazie. Pronto? Pronto? Cade, niente. Allora, prendo il messaggio intanto. Qui abbiamo una signora o signore, un'infermiera, quindi signora, che deve andare in pensione il 4 gennaio del 2026 con la Fornero, quindi 41 anni e 10 mesi. Il suo primo contributo versato è a luglio del 1983, con una, dice, una mancanza di contributi di 8 mesi, e quindi dice: è vero ed è corretto che a questo punto perdo qualcosa rispetto alla famosa quota, e quindi diamogli corso, insomma, in termini di valutazione, perché lei dice: purtroppo il nostro è un lavoro, come giustamente abbiamo denotato prima, complesso e usurante sotto tantissimi aspetti, e qui va la solidarietà a tutte quelle brutti accadimenti che purtroppo ultimamente non precisa l'età anagrafica, Non precisa? L'età anagrafica? Dunque, no, non la vedo. No, allora,
Non la vedo, no. Diciamo che è proprio il caso che illustravamo prima. Pensione anticipata, regole Fornero. La pensione anticipata, regole Fornero, per chi ha meno di 15 anni al 95, ha subito una decurtazione, tanto più importante quanto più bassa è ovviamente l'anzianità. Anche in questo caso, quindi, si è cominciato a lavorare nell'83 e attorno ai 12 anni. Nel frattempo ha risposto 58 anni. Ah, 58. Perché sono attenti i nostri telespettatori, attentissimi. Quindi 58 siamo lontani da altre possibilità di pensionamento, perché oltre alla pensione di vecchiaia, che abbiamo detto è derogata da questo taglio, anche un collocamento a riposo d'ufficio da parte dell'amministrazione sarebbe altrettanto derogato, ma dovrebbe avvenire al compimento come minimo dell'età ordinamentale, certo, cioè 65 anni. Quindi a 58, troppo, 59, 60, quelli che saranno, giovane, siamo ben lontani. Per cui avrà sicuramente una penalizzazione, però è una penalizzazione abbastanza contenuta. Piccola. Perché appunto 12 piuttosto che 15, per quei tre anni che mancano, avrà qualcosa in meno rispetto alle regole precedenti. Quindi avrà comunque la penalizzazione. Certo. Perfetto. Prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Io sono andata in pensione con la quota 100 il 2021, primo settembre. Sì, sì. Personale alta però, Però non l'ho ricevuto il TFR, ho ricevuto la lettera dall'INPS però, che mi davano TFR. Da settembre io non ho ricevuto più niente, non so niente. E questo è uno. Poi un'altra cosa, la quattordicesima non mi è arrivata. Aspetti un attimo, signora. Sì. Allora, lei è un ex dipendente pubblica? Sì, persona okay. È andata con la quota 100 nel sì. 2021. Sì. Oggi che età anagrafica ha? 66 anni. 66 anni. Oggi. Ok. E ha ricevuto dall'istituto qualche comunicazione o non ha ricevuto sì. nulla di quel TFR? Ho ricevuto la lettera che volevano assicurarsi con il conto corrente, il numero perfetto, esatto. Quello va bene, il conto corrente se non è variato lei non doveva variare. No. Però l'accesso a quota 100, dopo William le spiegherà, c'è un meccanismo per cui ci sono delle valutazioni sulla differimento della decorrenza della percezione di quel TFR. L'altra domanda invece a cosa faceva riferimento? La quattordicesima. Ok. E quella è un passaggio che va valutato perché i 64 anni li ha già compiuti, quindi qui, ve lo dico già io, bisogna fare un passaggio al patronato, perché se lei ha solo quella pensione bisogna capire se supera o no il limite di reddito. Non lo perché supero. Non spetta a tutti, Sì, ma io non lo supero. Anche il lordo, lei ha guardato il lordo? Sì, il lordo, sì. Se il lordo non supera la cifra massima, e lei non ha nessun altro reddito, perché non no. si guarda solo la pensione, si guarda il reddito complessivo, quindi se io ho dei fabbricati, degli affitti, un'altra pensione, ovviamente la valutazione cambia. Non ho niente. Perfetto, allora lei domani mattina va al patronato a verificare la ragione per cui l'istituto non le ha erogato quel pagamento e si può fare la richiesta con gli arretrati. Ok, quindi questo è l'ultimo passaggio. Ti lascio quella più bollente. Per quanto riguarda la storia del TFR o TFS, allora con quota 100, ahimè, sapevamo che il tempo di attesa per ottenere da parte dei dipendenti pubblici la liquidazione doveva essere messo a confronto fra due percorsi. Uno era quello che avrei avuto se fossi andato in vecchiaia, quindi età pensionabile più 12 mesi. L'altro era che cosa avrei avuto, quando avrei avuto diritto alla pensione anticipata, da lì avanti 24 mesi. La prima di queste due date messe a confronto è il tempo di liquidazione del mio TFS. Se l'INPS però ha già chiesto gli estremi del conto su cui accreditare il valore, vuol dire che il tempo è già decorso. Perché in ogni caso cosa succede? Nel momento in cui è scattata la possibilità di riscuotere e l'INPS ritarda oltre 90 giorni deve anche pagare poi gli interessi legali. Fino a quel tempo, più 90 giorni,
deve solo pagare il capitale, se va oltre deve pagare anche gli interessi. Quindi se siamo ancora in quei tempi, siamo nella normalità, perché l'INPS quei 90 giorni se li prende tutti e quindi riceverà la sua liquidazione. Se ritarderanno ulteriormente, verrà anche maggiorata degli interessi. Perfetto, prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io sono Roberta e chiamo da una provincia di Bologna. Buonasera Roberta, dica pure. Buonasera, allora io sono dell'anno 1972. Sì. Ho iniziato a lavorare nel 1987, ottobre. Sì. 87. Sì. Allora io sono andata così per scrupolo a farmi fare i conteggi e mi avrebbero detto che la mia data per l'anticipata sarebbe nel 2030, primo maggio 2030. Sì. Chiedo la penalizzazione, cioè rispetto alla pensione di vecchiaia, è molto ampia, cioè, e credo che sia la legge Fornero questa, immagino. Certo, è la legge Fornero. Ok. Prima che Silvano le dia la risposta, le dico che non è penalizzante questa normativa. È differente la struttura della contribuzione, perché lavoro fino a un certo punto. Se lei lavorasse fino a 67 avrebbe un montante più grosso. La penalizzazione starebbe lì sostanzialmente, nell'accantonamento. Cioè, ti non serve... è una dipendente pubblica adesso, eh? No, privata. Io sono una dipendente privata. Privata, sì. Ma è del 62, eh? No, 72, 72, 72. 72. Ah, ecco, perché sennò 70, arrivava prima... Non capivi più, dopo. Sì, sì, avevo capito, 62, ho detto arriva prima la vecchiaia. Le faccio dare volentieri la risposta, perché... No, certo. E ho iniziato nel ottobre 87. Okay. Sì, quindi va nel 2030. Sì. Con i 41 anni e 10 mesi, che però nel 2030 saranno aumentati... di 4 mesi, perché dovrebbe essere previsto un aumento di un mese nel biennio 27-28, quelli sono i dati Istat attuali, e 3 mesi nel 29-30. Per cui non ci sono penalizzazioni, anzi lei va con il requisito pieno, quindi bisognerà poi sviluppare il calcolo per vedere... quello che percepirà. Si può fare, adesso è ancora abbastanza lontana, però un calcolo in proiezione io normalmente li faccio lo stesso, però normalmente... Un calcolo me l'hanno fatto, mi è venuto un po' uno smalvino, eh. Allora, le hanno fatto un calcolo sicuramente approssimativo, probabilmente data, proiettando la retribuzione che ha oggi fino al 2030, però poi... No, mi hanno fatto il calcolo al giorno che, diciamo, al periodo che io sono andata a farmi i conteggi, che era giugno del 2020. Beh, allora no, quello allora, è sottostimato. Quello lì non ha senso, lo sa perché? Perché c'è un coefficiente che è legato all'età, che se lei viene da me oggi che ha 51 anni e io le faccio il calcolo ad oggi, le dico un valore che è assolutamente e assurdamente sottostimato, perché il coefficiente va a leggere l'età che lei ha oggi e non quella che avrà nel 2030. Quindi a questo punto non va bene. Chiaramente va rifatto. Le hanno detto una cifra che non va assolutamente bene. Io normalmente quando faccio una proiezione fino alla data di maturazione del requisito, considerando più o meno una retribuzione come oggi, per non sbilanciarmi in aumenti che non riesco a calcolare, ma facendo il calcolo sull'età reale che avrà quando andrà in pensione, perché altrimenti è ovvio che viene fuori una cifra sì, che è, corretto in questo è sottostimata. Senso. È sottostimato. Ci fermiamo, riprendiamo per lo spazio dei saluti, perché stasera abbiamo cercato di dedicare le risposte in modo il più approfondito possibile. Un ringraziamento come sempre va a William e a Silvano, a voi a casa che siete i veri protagonisti della trasmissione, in regia Paolo Ronzoni e Antonella Vaccondio che accoglie le vostre chiamate. Ci vediamo comunque lunedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21. Buona serata a tutti.